Diceva sempre papà, ricordati che per andare in miniera ogni stella è grande così e il cielo è una bella miniera piena di pietre preziose che brillano, brillano sempre di più. Solo gli occhi di Tomasi brillano così. Papà, diceva sempre Antonio, allora vuol dire che la mamma è una miniera? La più bella miniera del mondo, rispondeva papà. Io ero contento quel lunedì mattina perché vedevo il ciclopo, le stelle, i compagni. Da quel giorno, papà, me lo sentivo più vicino. Per andare in miniera dall'abbadia ci mettevamo più di 4 chilometri a piedi e ogni tanto ci fermavamo alle cappellette che nel silenzio ci aspettavano. Nel silenzio assoluto della cattedrale illuminata, venerdì sera la voce di Aldo Rapè accompagnata dalle note suonate dall'artista Sergio Zafarane in arte Zafarari echeggiava sino in piazza Garibaldi, lì dove erano stati posizionati anche dei pannelli e la scritta Carusi. Lo spettacolo Pinuccio di e con il regista nisseno Aldo Rapè ha carpito l'attenzione del pubblico che ha riempito la chiesa di Santa Maria la Nova sin dal principio quando sono state pronunciate le prime battute e i presenti sono stati guidati in un viaggio nella storia, quella delle miniere e soprattutto dei Carusi, attraverso il racconto commovente di uno di loro, Pinuccio. Durante il monologo, Aldo Rapè ha infatti snocciolato le emozioni e difficoltà di quel bambino, dei suoi fratelli e della sua famiglia, vivendo in quel contesto storico e sociale, conoscendo fatiche e odori del mondo dello zolfo. Una realtà che è stata ricordata anche grazie alla Vara, la flagellazione, i cui detentori sono i fratelli Cervellione e che fu commissionata proprio dagli zolfatai di Gessolungo. La presenza in cattedrale per l'occasione del gruppo sacro che viene portato in processione il Giovedì Santo rientra nell'idea di destagionalizzazione della Settimana Santa portato avanti dall'Associazione Piccoli Gruppi Sacri, il cui presidente è Michele Spena e che ha curato l'evento insieme all'assessorato alla cultura del comune di Caltanissetta. Questo è stato uno degli appuntamenti organizzati in città durante il weekend in occasione della giornata regionale in memoria delle vittime delle miniere che ricorre proprio il 12 novembre, giorno in cui avvenne la tragedia di Gessolungo.